Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, buon venerdì. Inizia il weekend, ultimo giorno della settimana, e poi finalmente possiamo un attimo riposarci, rilassarci e tornare a vedere la Juventus, insieme come abbiamo sempre fatto. Ci sono notizie di mercato, questo è un video completamente dedicato al calciomercato e per approfondire con altre informazioni e altre trattative che stanno per concludersi. C'è OneFootball, qui sotto in descrizione, è completamente gratis, quindi non ti costa niente scaricarlo sul tuo telefono, dargli un'opportunità e controllare tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Io infatti l'ho aperto, ho visto che c'era questa ufficialità e ho deciso di farci un video sopra. Tra l'altro, in questo video andremo a parlare un po' di tutte le ufficialità che ci sono state in questi 2 giorni. Quindi il link te lo lascio qui sotto in descrizione e ti invito anche a mettere un mi piace a questo video che sembra banale, ma non lo è. E vi spiegherò anche perché non mi piace questo sistema che ci stiamo portando dietro da un po' di tempo a questa parte. Partiamo dall'ufficialità di ieri, no? E riguarda un giocatore che è arrivato alla Juventus dal Marsiglia. Marley Ake, spero che le pronunce siano esatte perché questi giocatori io non li conosco, è arrivato in uno scambio che prevede il percorso inverso per il giocatore dell'Under 23, Franco Tonghia. Okay? Quindi Juventus e Marsiglia si sono scambiati questi 2 giocatori. Tra l'altro, Ake è un giocatore che quest'anno ha disputato la Champions League, quindi un giocatore che era aggregato alla prima squadra del Marsiglia. Per il momento, sarà un giocatore dell'Under 23, quindi non un giocatore della prima squadra. Entrambi i giocatori sono stati valutati 8 milioni di euro e quindi la Juventus mette a bilancio una plusvalenza di altrettanti milioni, perché il nostro giocatore delle giovanili era 15 anni che era la nostra giovanile, non c'era costato praticamente niente, quindi quegli 8 milioni sono tutti plusvalenza. Andiamo a prendere un giocatore che comunque ha già esperienza europea, questo è molto interessante. Un giocatore che comunque potrebbe venire aggregato alla prima squadra, come hanno fatto Portanova, come hanno fatto Frabotta, abbiamo visto Fagioli l'altro giorno, dei giocatori che comunque sono venuti su dalle giovanili, già in questa stagione li abbiamo visti. L'ultima partita con la Spal è stata veramente clamorosa proprio per questa cosa qua. E di Portanova andiamo a parlare invece nell'ufficialità di oggi, perché Juventus e Genoa hanno concretizzato un maxi scambio del quale parlavamo da tempo, sapevamo che era nell'aria, ora abbiamo anche le cifre su cui basarci. E fare un attimo di attenzione. Sempre su OneFootball nel link c'era un articolo, anzi un tweet di Giovanni Capuano che riassumeva un po' il tutto. Quindi, Juventus e Genoa hanno perfezionato questi accordi. Ora vi leggo proprio questo tweet. Acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di Rovella da parte della Juve per un corrispettivo di 18 milioni di euro. All'inizio si parlava di 10, invece sono diventati 18. Però dopo vi farò capire che effettivamente quei 10 ci sono lo stesso. E tale valore di 18 milioni potrà incrementarsi di ulteriori 20. Quindi la Juventus paradossalmente Rovella lo potrà andare a pagare 38 milioni di euro. E sono tanti, eh? 38 milioni di euro per Rovella sono tantissimi. Poi magari è un ottimo prospetto, sarà un giocatore del futuro, ma ad oggi 38 milioni di euro per un giocatore del genere sono tantissimi. Andiamo avanti, perché ovviamente la Juventus insieme a questa operazione ne fa altre con il Genoa, cioè Manolo Portanova fa il percorso inverso, diventa un giocatore a titolo definitivo del Genoa per un corrispettivo di 10 milioni di euro. Tutte queste cifre sono pagabili in 3 esercizi, anche quelle precedenti dello scambio dell'ufficialità di ieri. E questa operazione potrà avanzare ulteriormente di altri 5 milioni di euro, come per Rovella, a raggiungersi de di determinate condizioni sportive che non sono elencate. Ora mi immagino vittoria dello scudetto, vittoria della Coppa Italia, vittoria della Champions, non retrocessione del Genoa, un po' di robine che probabili o no potranno concretizzarsi e far aumentare il valore di questi cartellini dei giocatori. Quindi noi potremmo pagare 38 milioni di euro Rovella e loro in questo momento potranno pagarci 15 milioni di euro Portanova. Come erano tanti 38 per Rovella, io dico che sono tanti anche 15 per Portanova, sono veramente una marea. Invece Lia Petrelli, sempre un giocatore delle giovanili della Juve, va al Genoa per 8 milioni più 5,3 di bonus. E come erano tanti 38 e come erano tanti 15, sono tanti anche 8 e 5, 13, quasi 15 milioni di euro anche in questo caso. Quasi 14 to, per un giocatore che comunque in Serie A non ha esperienza. È vero che i giovani si fanno pagare, è anche vero che i giovani devono avere almeno un background, almeno qualche presenza. Insomma, Juventus e Genoa hanno fatto questa operazione come al solito e le fanno tutte le squadre in Serie A all'insegna della plusvalenza, all'insegna dello scambio di giocatori per scrivere sul bilancio che queste cose sono andate bene. Cioè, è come
Non so, io ti do 20 euro di carta e tu me ne dai 20, ma con due pezzi da 10. E poi, se va bene, te ne do altri 10 io e tu me ne dai due da 5. Sono cose che non spostano. Perché vi dicevo che alla fine andremo a pagare effettivamente comunque 10 milioni di euro rovella? Perché 38 che vale, aggiungiamogli i 15 e i 15, anche se sono 13, 15 e 13, sono 28 contro 38, alla fine rovella la vai a pagare 10 milioni di euro. E 300.000, quindi il valore di Rovella, se tutto va come deve andare, è Petrelli, è Portanova e 10 milioni di euro. Questo è il valore di Rovella. A me non piace che le società poi vadano a pompare, perché questo è palesemente pompare. Credo che queste cifre siano completamente fuori mercato, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, perché ovviamente questi soldi non esistono. È stato decretato che Tizio vale X, Caio vale Y e Sempronio vale Z. Ed è anche difficile dall'altra parte dire no, non è vero, non valgono così. Perché chi può dirlo? Tu puoi dirlo quanto vale Petrelli, tu puoi dirlo quanto vale Ache, puoi dirmi quanto vale Rovella, puoi dirmi quanto vale Portanova, no. E allora si cerca di ragionare su cifre interessanti. E lo fanno tutti. Lo fanno tutti, ma a me non piace. Ma capisco che, come dicevo prima, in un momento in cui il Covid poi ci ha veramente dato la mazzata finale, c'ha come sistema calcio, non come Juventus, perché poi sempre bello dire è la Juventus, lo fanno tutte ed è una cosa brutta per tutte, adesso non facciamoci la testa sulla Juventus, perché chi critica la Juve per questa cosa, i suoi panni sporchi non li lava in casa sua, li lascia fuori e magari li brucia, non dando attenzione a quello che comunque accade in tutte le società. Non so quanto questa cosa potrà ancora andare avanti, perché a livello finanziario, certo, poi tiri il bilancio, dici, sono stato in positivo perché ho mosso questi soldi non ci sono, banalmente non esistono, è tutta una roba per rientrare all'interno di determinati parametri che impone la UEFA per l'iscrizione ai campionati, per l'iscrizione alle competizioni europee. Non so quanto questo potrà andare avanti, quanto questo sistema potrà ergersi su se stesso. Ad ogni modo, queste sono le ufficialità. Ci sono delle ufficialità e quindi è giusto riportarle. Rovella non arriverà adesso a Torino, concluderà almeno la stagione con la maglia del Genoa, invece Portanova è già fisicamente a Genova e si allenerà con i ragazzi, con i suoi compagni ed è un giocatore del Genoa a tutti gli effetti, concluderà la stagione lì. E poi vedremo quando arriverà Rovella a Torino, potrebbe fare un'altra stagione a Genova come si era detto, ma potrebbe anche già arrivare quest'estate. Dall'altra parte invece ancora una volta col Genoa, ma non con il Genoa, si parla di Scamacca ed è per questo che vi rimandavo a OneFootball, perché non c'è ancora un'ufficialità, ma il 29 di gennaio, il 1° febbraio chiude tutto il mercato, quindi è ora di concludere anche questa. Si parla sempre di Scamacca, sempre di quell'attaccante lì. E Fagioli potrebbe essere inserito, come vi dicevo ieri, all'interno di questa trattativa. Ora, mi dispiacerebbe perdere il diritto alle prestazioni sportive di Fagioli, cioè se la Juventus inserisce proprio il cartellino o il prestito con obbligo o diritto di riscatto, secondo me non fa un grandissimo affare. È vero che dall'altra parte io mi immagino il Sassuolo che dice: scusami, tu mi dai un giocatore all'interno di una trattativa per il quale io non potrò assolutamente fare nulla. Questo giocatore è tuo e rimane tuo, te lo devo far crescere, piuttosto che faccio crescere giocatori che appartengono al mio vivaio. Se vuoi che lo faccia giocare, devi darmi almeno un diritto, un obbligo di riscatto e poi se vuoi ragioniamo su un controriscatto. Quindi la Juventus potrebbe paradossalmente inserire Fagioli per abbassare il valore di Scamacca e dall'altra parte pagare virtualmente il Sassuolo per far crescere Fagioli. Vedete, non mi piace, cioè io l'ho sempre detta questa cosa, secondo me un po' si perde il lato romantico del calcio e forse era una roba che quando ero ragazzino vedevo con un altro occhio. Perché mi affezionavo anche ai giocatori che venivano giù dalle giovanili, venivano su dalle giovanili. Faccio sempre esempio di Marchisio e di Giovinco e di De Ceglie, erano i tre che poi sono entrati in pianta stabile nella Juventus, vincendo anche lo scudetto, partendo dalle giovanili, che però poi ci sono arrivati, chi più chi meno, perché De Ceglie non ha fatto chissà quale carriera, perché Giovinco è esploso in un campionato più facile come quello dell'MLS o comunque in una squadra più di bassa lega, di basso livello rispetto alla Juventus di questi anni come il Parma dove ha fatto benissimo e dove probabilmente farebbe ancora molto bene. Marchisio invece è stato veramente un giocatore immenso per la Juventus. Però a questi giocatori è stata data un'opportunità, una possibilità. La Juventus, mai come in questo momento, si sta basando e sta cercando di risorgere
utilizzando i propri giocatori. E quindi io capisco benissimo che magari ce ne sono dei più pronti perché hanno fatto qualche partita in Serie A come Scamacca. Ma dall'altra parte io penso, ma poveraccio Fagioli, l'abbiamo provato una volta in Coppa Italia, ha fatto anche secondo me discretamente bene. Darlo via e cedere il cartellino per poi ricomprare lo stesso cartellino, secondo me non è proprio una roba bella. E poi anche dall'altra parte mi guardo il caso Pellegrini-Spinazzola era un altro che ha fatto un tragitto lunghissimo dalle giovani della Juventus per tornare alla Juventus, ha vinto uno scudetto, è stato titolare nel 3-0 all'Atletico Madrid con la rimontata che rimarrà storica per sempre, ha giocato con Cristiano Ronaldo, è un giocatore che secondo me è di ottimo livello e lo sta facendo vedere in questi anni a Roma, ed è stato sacrificato ancora una volta per il discorso plusvalenze, per arrivare a Pellegrini, al quale a sua volta non è stato dato una vera e propria opportunità. E quindi in questi giorni, certo, la Juventus porta a casa 26 milioni di plusvalenze circa, e questo sicuramente a livello di bilancio, a livello economico, è un plus, ed è un capolavoro economico fatto da Paratici. Sotto il lato sportivo, e mi viene a dire anche sotto il lato umano, invece, è una cosa che davvero non riesco a digerire. Una roba che mi dà fastidio. Poi, ovviamente, torno a dire, i tifosi avversari ci chiamano plusvalentus. Vabbè, che facciano quello che vogliono, lo fanno anche loro. Non è un problema, è lo sfottò, e se vogliamo anche l'ignoranza di chi non ammette che anche la propria società fa qualche accrocchio per far risultare il bilancio più pulito, più leggero, senza rosso, no? Però quella famosa linea verde io la voglio anche effettivamente per i giocatori, non solo per il bilancio. Vedremo se Rovella sarà un giocatore interessante, vedremo se Scamacca effettivamente arriverà, vedremo se Fagioli stesso riusciremo a mantenere fisicamente il suo cartellino senza dover pagare il Sassuolo per farcelo crescere. Quindi vediamo, sono operazioni, se vogliamo, secondarie in questo momento, perché alla Juve non arriva nulla se non a che appunto va nell'Under 23 e può essere aggregato alla prima squadra, e ci auguriamo ovviamente che possa essere un giocatore di livello. Sappiamo sempre che in Francia ci sono dei giocatori sempre molto molto forti che vengono fuori con costanza, la Francia veramente sta continuando a sfornare talenti uno dietro l'altro, ha avuto un'era d'oro veramente a livello tecnico, e mi auguro che a che possa essere uno di questi giocatori, come stiamo parlando di Aouar in questo momento, mi auguro che possa essere Aké il nuovo Aouar, come Aouar magari con i limiti che vogliamo, poteva essere il nuovo Pogba. Quindi ecco, immaginiamoci questo, abbiamo fatto una trattativa, abbiamo fatto un'operazione stile Pogba. Non l'ho mai visto giocare, non lo so, e sono ovviamente cose che mi auguro, perché la fiducia ai giovani io la voglio dare. Io davvero, l'ho detto anche ieri nelle pagelle, non mi sono mai divertito e gasato tanto a vedere una partita stupida, se vogliamo, come Juventus, Palli, Coppa Italia, Serie A contro Serie B, però quando vedi che poi Spinazzola ti fa il gol, sì, Spinazzola, va bene, Frabotta, Frabotta ti fa il gol ed esulta come un forsennato, contentissimo, perché ha segnato la prima rete con la maglia della Juventus, è un'emozione incredibile, dici speriamo di vederne tante altre di reti di Frabotta. Quando Fagioli fa l'esordio con la maglia della Juventus allo stadium e su Instagram ti dice io Gobbo, io Juventino che finalmente riesco a esordire con la maglia della Juventus, è un sogno, è bello perché c'è bisogno di ricambio generazionale per non arrivare ancora una volta a chiudersi all'interno di quel ciclo come era stato l'anno scorso, in cui veramente c'erano giocatori a fine carriera o comunque a fine ciclo nella Juventus, Mandzukic, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, in cui l'età media veramente era alta. Invece adesso abbiamo la bellezza, la freschezza, l'esplosività di Chiesa, di Kulusevski, di McKennie. E aggiungiamoci Rovella, aggiungiamoci Aké, aggiungiamoci eventualmente Scamacca. Ma cerchiamo di salvaguardare anche quelli che abbiamo già, che certo possono darci sostegno a livello economico, ma a livello umano e a livello sportivo forse un'opportunità in più ai nostri giovani andrebbe data.